c'è più, è necessario sospenderlo in questa fase, ma ovviamente bisogna stare ancora di più attenti agli sprechi. In qualche modo c'è stata una sorta di solidarietà nazionale sulla spesa in deficit, per cui ognuno è arrivato con la propria proposta di bonus o con la propria mancia e quindi tutto è passato, insomma. Questo mi sembra che nei giorni scorsi lo stesso ministro dell'economia abbia detto che molte misure non le avrebbe firmate lui stesso. Insomma. Forse era inevitabile una fase come questa. Però è chiaro che naturalmente qui c'è un tema che riguarda poi la gestione dei fondi europei, cioè privilegiare gli investimenti rispetto alla spesa corrente, alla spesa corrente inutile. Ad esempio, io penso che sia necessario in questa fase vedere degli 8 miliardi che sono stati spesi per la sanità se sono stati spesi bene o male. Perché se sono stati spesi male vuol dire che ci sono stati degli sprechi e alcuni aiuti o interventi necessari, per esempio per rafforzare la medicina di base, sono venuti meno. Insomma. Siamo in una fase di liberi tutti e ci si può indebitare senza limiti. È chiaro che ci saranno altri scostamenti di bilancio e poi naturalmente ci sono gli anestetici che funzionano in questa fase, perché cosa succederà il 31 marzo quando verrà meno il divieto di licenziamento oppure verrà meno quella cassa integrazione in deroga che è stata fatta? Ovviamente bisognerà pensare a nuovi, perché poi ci sono gli scalini e gli scalini creano ulteriori ingiustizie, quindi bisognerà pensare a nuovi strumenti per ritornare gradatamente alla normalità, si spera. Sicuramente fra gli scalini ci saranno da sistemare le questioni delle pensioni, l'uscita da quota 100 e già oggi, cito sempre questa intervista di Laura Castelli al Fatto Quotidiano, si parla di uno scivolo pensionistico esteso alle aziende con oltre 250 dipendenti, ulteriore ammortizzatore sociale in previsione del fine del blocco dei licenziamenti probabilmente.